Ciao a tutti, io sono Maurizio e vi do il benvenuto su Audiofilando, il canale dedicato a tutti gli amanti del vero ascolto. Nelle precedenti puntate vi ho presentato i diffusori Principia 1 della Sonus Faber e l'amplificatore integrato Rothe A10. Sia i diffusori acustici che l'amplificatore mi sono stati inviati per prova dal negozio di Roma Evoluzione Hi-Fi. Possiede un catalogo vastissimo di componenti Hi-Fi, vi consiglio di dargli un'occhiata perché sicuramente troverete quello che cercate. Avevo chiesto a Gianni, il titolare di Evoluzione Hi-Fi, se potesse inviarmi, oltre all'amplificatore e diffusori acustici, anche un lettore CD, in modo tale da poter comporre un impianto Hi-Fi entry-level equilibrato per potersi affacciare nel modo giusto nel mondo del vero ascolto Hi-Fi. E lui, grazie Gianni, mi ha accontentato, inviandomi questo lettore CD della Cambridge Audio, in particolare il modello AX-C35. Fa parte della linea entry level, la linea X appunto della Cambridge Audio, ma non è il modello entry level. Infatti, quello più piccolo, il fratellino minore, si chiama AX-C25. La XC35, quello che ho qui in prova, ha in più, oltre a dati di targa superiori per quanto riguarda le caratteristiche soniche, anche l'uscita digitale, molto utile per chi disponesse o si volesse dotare in futuro di un DAC esterno per migliorare la qualità della catena audio. Così come per le Principia 1 e per il Rothe A10, Gianni applicherà un ulteriore sconto del 5% a tutti gli amici di Audiofilando rispetto al prezzo già scontato che trovate sul sito. Inoltre, sempre per gli amici di Audiofilando, verranno azzerate le spese di spedizione. Vi basterà dire che vi manda Audiofilando. Due parole, come già abbiamo fatto per Sonus Faber e Rothe, per introdurre questo marchio. Cambridge Audio è un altro storico marchio nel campo Hi-Fi, attivo da oltre 50 anni, è un marchio inglese. È famoso, questo marchio Cambridge Audio, per aver introdotto sul mercato il primo amplificatore integrante un trasformatore toroidale al suo interno. Questo amplificatore si chiamava P40. Da quel momento in poi praticamente tutti gli amplificatori in campo hi-fi e high-end avrebbero integrato al loro interno un trasformatore toroidale. Ovviamente oggi la produzione è stata praticamente tutta spostata in Cina, ma l'headquarter si trova ancora a Londra. Torniamo ora a questo lettore CD, la XC35, e iniziamo ovviamente con l'unboxing. Eccoci qui con questo lettore CD della Cambridge, della linea AX, in particolare la XC35. Andiamo ad aprire la confezione. Ecco qua. Al suo interno troviamo il telecomando, ovviamente, contenuto all'interno a una busta in cui ci sono le batterie, per fortuna, e le istruzioni di sicurezza minimali per usarlo in tutta sicurezza, devono esserci a norma di legge queste istruzioni, e un manuale d'uso rapido, quindi di installazione e uso rapido. Andiamo a rimuovere gli imballi esterni e estraiamo il CD dalla confezione. Da notare sulla confezione esterna l'orgoglio britannico, che è molto 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 orgoglioso in tutti i suoi prodotti, del fatto che il suono sia British. Andiamo a rimuovere con cautela gli imballi esterni. Troviamo anche lateralmente le due spine di alimentazione, quella ovviamente con spina inglese, ma anche quella con spina italiana. Ok, questo lettore CD lo troviamo in una bellissima finitura grigia. Non è silver, è un grigio più scuro, molto molto bello. Design, come potete vedere, minimalista, con i comandi principali sul frontale, ma elegante, comunque facilmente integrabile in qualsiasi ambiente. Diamo ora un rapido sguardo a comandi e connessioni di questo player CD. Tasto di accensione e spegnimento, tasto per l'apertura del cassetto, quindi l'eject del CD, tasto play pausa, tasto stop, quindi per interrompere definitivamente la riproduzione del CD, tasto per tornare all'inizio della traccia o alla traccia precedente se premuto più volte o per skippare alla traccia successiva.
Sul retro invece abbiamo, oltre a ovviamente il connettore di alimentazione, anche l'uscita analogica di linea, quindi la classica coppia di connettori RCA per l'uscita analogica e anche un'uscita digitale coassiale. Molto utile soprattutto se si disponesse di uno stadio DAC esterno più performante o che ci possa regalare più una qualità d'ascolto migliore rispetto a quello integrato all'interno di questo lettore CD. Diamo anche uno sguardo al telecomando per completezza, tasto eject, tasto mute, accensione e spegnimento, tastierino numerico per selezionare il numero della traccia, il menu per andare a regolare le impostazioni del lettore CD e tutte le altre funzioni. L'ho collegato all'alimentazione, infatti, come potete vedere, si è acceso uno piccolo LED di standby sul tasto di accensione. Andiamo ad accenderlo per vedere giusto come si presenta il display. Display alfanumerico normalissimo, bianco su nero. Non è collegato a niente adesso il lettore, quindi non sentirete nulla, però voglio comunque inserire un CD per valutare le informazioni che vengono visualizzate a display, in primo luogo, e soprattutto la silenziosità della meccanica di lettura, che quando si tratta di un lettore CD è molto importante. Apriamo il cassetto. L'apertura e il cassetto mi sembrano molto solidi e stabili. Visualizzato la scritta loading per la carica del disco. Ok, viene visualizzato il numero di tracce totali e la durata totale del disco. Ovviamente, dal momento che non è un dispositivo connesso a internet, non verrà visualizzato nessun nome della traccia, ma questo è comune per tutti i lettori CD tradizionali. Andiamo a fare play, giusto per verificare la silenziosità. Voi non sentirete nulla se non il rumore di fondo del microfono e della fotocamera, perché io da qui non sento nulla, è molto silenzioso. Ottimo. Vediamo ora qualche caratteristica tecnica di questo lettore CD. Consente ovviamente la riproduzione gapless delle tracce dei CD, quindi se ascolteremo con questo lettore i Pink Floyd non troveremo quella fastidiosa interruzione tra una traccia e l'altra. Permette ovviamente anche la riproduzione di CD contenenti tracce MP3 o WAV. Il THD dichiarato è minore dello 0,01% e l'errore sulla frequenza, su tutto il range di frequenza introdotto dal lettore CD, dallo stadio DAC del lettore CD, è inferiore a 0,4 dB. Il rapporto segnale-rumore è di 93 dB e la separazione tra i canali sinistro e destro è di 95 dB, valore molto buono questo. Ok, vediamo ora a chi è destinato questo prodotto. Ovviamente agli amanti dell'ascolto classico di CD, a tutti coloro che hanno una grande collezione di CD, magari, e non vogliono rinunciarvi. Oppure a tutte quelle persone che, approfittando del fatto che ormai i CD, penso ad esempio ad Amazon, te li tirano dietro e quindi è il momento buono per procurarseli e portarseli a casa. Il fatto di possedere un'uscita digitale, lo rende anche un'ottima opzione per coloro che necessitino di un'ottima lettura, di un'ottima meccanica di lettura per CD. E la vogliono integrare all'interno di un sistema hi-fi, di un impianto hi-fi in cui sia già presente un DAC. Penso ad esempio a tutti coloro che utilizzano come player per musica liquida un PC, ad esempio, e che quindi si sono dotati di un DAC magari performante a monte della propria catena hi-fi. Ok, a questo punto possiedo tutti gli elementi necessari per assemblare un impianto hi-fi completo, per l'ascolto di musica in CD. Non mi resta che assemblarlo e darvi le mie impressioni su come suona. Per questo vi do appuntamento alla prossima puntata. Non mi resta che augurarvi buoni ascolti e ciao!